In Piazza del Popolo a Roma la manifestazione del centrodestra contro il governo e per il lavoro. Dal palco Salvini, Meloni e Tajani chiedono elezioni anticipate. Sonia Sarno. Da Piazza del Popolo a Roma il centrodestra manda il suo messaggio a Palazzo Chigi. Qui c'è la squadra del governo del futuro. Manifestazione con posti a sedere, misurazione della temperatura, ingressi contingentati, nessun simbolo di partito. Insieme per il lavoro, prima l'Italia, lo slogan di Salvini, Meloni e Tajani. La decrescita felice lasciamola a Grillo e Toninelli, rilancia Salvini. Insieme ricostruiremo l'Italia in onore delle 30.000 vittime del virus. Poi un messaggio all'America nel giorno dell'indipendenza. Tutte le vite contano, bianchi e neri. E se, non lontano da qua, a Palazzo Chigi, c'è qualcuno che preferisce i regimi comunisti o islamici, Cina, Venezuela e Iran, in questa piazza scegliamo la libertà. Riforma della giustizia urgente, chiede il centrodestra che dal palco evoca le sentenze su Berlusconi. Interviene Tajani, con Salvini tentano lo stesso golpe giudiziario, serve un premier eletto dal popolo. Siamo tre partiti differenti. Ma noi sappiamo, come dice Silvio Berlusconi, sempre e comunque fare sintesi. Certo che la via maestra è quella delle elezioni anticipate. Speriamo che ci mandino a votare. Meloni rilancia sull'immigrazione, con noi le regole si rispettano, se serve sì al blocco navale, poi le critiche al decreto rilancio, al confronto con il governo. Del documento, con le loro proposte, dice non c'è traccia. Vinceremo le regionali e vogliamo votare. Se questi signori rimarranno incollati alle poltrone, incuranti di quello che la gente vuole, quando scenderemo in piazza a ottobre saremo 2 milioni, non saremo più una piazza contingentata. Siamo all'opposizione ma distanti dalla piazza del centrodestra. Questa è la posizione di Più Europa, che riunisce a Roma la sua assemblea nazionale.